Bassi di Carpi, scusate, tra poco un'altra partita. Il risultato però non importa, l'obiettivo infatti è aiutare le zone terremotate. Ad organizzarla è il cantante Paolo Belli, l'ha incontrato Antonio Farnè. Paolo Belli, cantante, uomo di spettacolo, Emiliano Doc, oggi pomeriggio in campo a Carpi alle ore 15 per una partita di solidarietà a favore dell'Emilia colpita dal terremoto. Di cosa si tratta, Paolo? Sì, assieme alla Nazionale Cantanti giocheremo contro il Teniamo Botta Team, che è una squadra che abbiamo formato tra terremotati, protezione civile, vigili del fuoco, tutti coloro che hanno veramente tenuto botta nella tragedia di 3 mesi fa. Saranno aiutati anche da amici che hanno già dato l'ok, quindi si vedrà in campo anche Pippo Inzaghi, Hernan Crespo, Salvatore Bagni, Lanna, Checco Zalone, Checco dei Modà, insomma un sacco di amici. Tutto questo per chiaramente raccogliere un sacco di fondi per poi aiutare due progetti, sono uno un centro di disabili a Carpi e una scuola a Finale Miglia. D'altronde da quei terribili giorni di maggio non è la prima volta che il cuore dei cantanti e degli artisti batte forte. Per forza, siamo persone privilegiate, no? Noi facciamo una professione che in realtà è il nostro hobby preferito, quindi siamo in debito, no, con qualcuno lassù, e quindi quello che abbiamo, secondo me, il nostro dovere è cercare di sdebitarci. Paolo Belli da Carpigiano, il terremoto l'ha vissuto in prima persona. Sì, quello che voglio pensare e dire sempre è che abbiamo avuto paura. Ce l'abbiamo ancora, ma non vogliamo più guardarci indietro, vogliamo guardare avanti, quindi, perché noi emiliani siamo fatti così, siamo gente che vuole sorridere e lavorare, perciò voglio pensare a quello che sarà, e quello che sarà, sarà che l'Emilia ce la farà. E con questo augurio noi ci salutiamo, l'informazione regionale torna.